e cari amici, dopo molto tempo torniamo a vedere un laser game. Vi volevo far vedere questo gioco che era stato convertito per il Mega CD, ma preferisco evitare perché il Mega CD aveva sì dei laser game che erano stati convertiti bene, ma questo è stato convertito proprio quando era nato il Mega CD, e convertire allora un laser game era una schifezza, insomma. Vi presento infatti l'originale, realizzato da Data East. Provatelo! La Data East, nel lontano 1984, aveva rilasciato un suo laser game molto divertente e originale, che allora venne considerato quasi un capolavoro. Si chiama Cobra Command. Ovviamente dovremmo partire dalla storia. Qui non c'è. In pratica il nostro scopo è quello semplicemente di guidare un elicottero, che sembra più una Apache, e distruggere determinati obiettivi. Ma lasciamo perdere questo aspetto e diamo un po' invece gli aspetti tecnici. Prima vediamo il lato visivo. Graficamente, non è che c'è molto da dire. È un cartone animato giapponese. I giapponesi, quando si tratta di disegnare dei cartoni animati, sono molto bravi. Qui sembra quasi proprio come Road Avenger o Road Blaster o Road Prosecutor. Ambientazioni tutte molto ben illuminate, ben disegnate, ben ispirate, proprio in stile giapponese. E anche i nostri velivoli e i personaggi sono tutti ben disegnati. Cioè, questo è proprio un laserdisc fatto con alta qualità. Anche per quanto riguarda il sonoro, Data East non si è risparmiata. Abbiamo effetti sonori tutti epici, dal primo all'ultimo, molto jap, e sono perfetti per accompagnare questa ottima atmosfera action. E anche le musiche di sottofondo, cioè, sono spettacolari da ascoltare, non annoiano mai, e sono tutti brani tendenti al rock. E anche il doppiaggio che è stato fatto in lingua inglese è stato fatto molto bene. Ovviamente, dando un'occhiata alla giocabilità, cos'è Cobra Command? Sarebbe un film interattivo. In pratica il nostro scopo è quello di decidere
la direzione da prendere e quando premere il tasto d'azione al momento giusto. Noi non è che dobbiamo decidere, dobbiamo semplicemente premere i pulsanti col giusto tempismo. Se sbagliamo, andremo distrutti e dovremo ricominciare da capo, non dall'inizio del livello, ma forse un po' indietro. E in certi momenti dovremo stare molto attenti agli ordini che ci dice il nostro comandante, che ci dice cosa dovremo fare durante la missione e che obiettivi distruggere. Se distruggiamo gli obiettivi sbagliati, siamo fregati. Noi possiamo muovere certamente il pad e decidere in che punto sparare, ma dobbiamo stare anche molto attenti quando si tratta di girare il nostro veicolo. Ma non è che c'è molto da dire per quanto riguarda questo gioco, tranne il fatto che possiamo decidere se usare i normali proiettili della mitraglietta o i missili. Attenzione, i missili non finiscono, non durano all'infinito. Questo gioco è lungo 21 minuti, se lo giocate perfettamente senza fare neanche uno sbaglio. Questo titolo venne convertito per svariate console. Volevo mostrarvi appunto la versione per Mega CD, ma mi rifiuto di farvela vedere perché è una conversione che è stata fatta abbastanza male, perché è stato creato come titolo di lancio PAL per il Mega CD nel 1991, quindi non si era ancora capito come sfruttare bene il sistema full motion video della donna Sega Mega Drive, ma comunque era abbastanza discreta. Poi c'è un'ottima conversione per Sega Saturn e PlayStation, che purtroppo sono rimaste vendute solo in Giappone, oppure è stato addirittura ripubblicato recentemente per l'iPhone iOS. Quindi, che dire, provatelo questo Cobra Command in tutte le versioni che riuscite a trovare, sicuramente vi piacerà, dal primo all'ultimo. Beh, con questo è tutto, cari amici, vi aspetto alla prossima recensione. Ciao ciao!